Ben ritrovati a tutti gli appassionati di grande ciclismo, un altro appuntamento in Toscana, questa volta la 66esima edizione del Gran Premio Città di Peccioli, Coppa Sabatini, 196 chilometri da Peccioli a Peccioli. Buon pomeriggio da Gianluca Giardini, una corsa che è vissuta interamente su un attacco, il solito attacco operato all'inizio della gara da sei coraggiosi, attualmente hanno meno di 4 minuti di vantaggio, quindi una gara che sta rispecchiando i canoni classici di questo tipo di competizioni. Non si sono ancora spente le eco della corsa di ieri a Pontedera, tre volte il Monteserra hanno sancito che Gianni Moscon è l'uomo più in forma tra gli italiani e Romain Bardet, che è classificatosi al secondo posto, ha dato conferma di una buonissima condizione, ma continua questo settembre frenetico con tantissimi appuntamenti proprio qui da Peccioli. Il percorso è quello classico, con un primo tratto in linea di una sessantina di chilometri, un circuito di 21 chilometri circa da ripetere tre volte con la salita di Terracciola oltre allo strappo che porta qui in paese a Peccioli, e gli ultimi 75 chilometri invece un secondo circuito molto più breve, 12 chilometri e 200 da ripetere sei volte, circuito completamente pianeggiante tranne il passaggio dal traguardo, un chilometro circa più altri 300-400 metri per raggiungere la vetta del paese e rituffarsi nella valle dopo una discesa anche questa molto breve di circa un chilometro e mezzo, quindi una gara che rispecchia il circuito ormai super collaudatissimo che da diversi anni caratterizza la corsa. I partenti sono quasi quelli di ieri, c'è stato qualche inserimento importante. Intanto vediamo il campione di Francia Roux con il suo compagno Vichot, saranno due uomini tra i più pericolosi di quest'oggi. La Movistar con Daniele Bennati che cercherà sempre correndo nella sua regione di farsi vedere. E Landa ha dimostrato ieri di non avere la condizione giusta per questo tipo di competizione, infatti ha già dichiarato che non parteciperà al campionato del mondo, rifiuterà la convocazione e Fraile prenderà il suo posto. Il commissario tecnico aveva così ritenuto di lasciare una porticina aperta a questo grande campione, sfortunatissimo, una brutta caduta alla classica di San Sebastian lo aveva menomato e purtroppo la sua preparazione ne ha risentito oltre modo. Nella Bahrain Merida invece abbiamo un inserimento importante ed è quello del plurivincitore di questa prova, infatti Sonny Colbrelli vanta due vittorie e un secondo posto in questa speciale classifica che comanda davanti ad Andrea Pasqualon, vincitore dell'anno scorso, il numero uno che l'ha vinta per una volta ma due volte è salito sul secondo gradino del podio. Una vittoria in un secondo posto anche per Giovanni Visconti, quindi sono moltissimi corridori in attività che oggi parteciperanno, anche Diego Ulissi ha vinto una volta qua, così come Enrico Battaglin che ha ottenuto questa vittoria in una maniera abbastanza curiosa, la colse infatti da stegista, gareggiava ancora da under 23 nelle file della Zalf, come stegista per la Bardiani, allora col Dago, si aggiudicò a sorpresa la corsa, quindi una vittoria sorprendente allora e fu un bellissimo risultato che gli spianò un po' quella che è stata poi successivamente la sua carriera. Abbiamo visto Davide Cassani che si preoccupa molto delle condizioni di Gianni Moscon, giustamente punta molto sul ragazzo trentino, il nostro commissario tecnico. Commissario tecnico che oggi cercherà di ricavare qualche altra indicazione dalla corsa odierna, il percorso però non è adatto per capire chi sono gli uomini più in forma in chiave Innsbruck, quindi è una corsa da questo punto di vista abbastanza interlocutoria. Vediamo qui l'altimetria con il primo tratto iniziale, vedete inizia il primo circuito a Peccioli, si percorre per un tratto di 27 km, 21 km per tre volte questo circuito e poi si rientra nel circuito finale. Oggi temperatura calda ma clima abbastanza secco, come vedete umidità al 50%,
condizioni discrete per correre in bicicletta, eccezionali direi per la fine di settembre. Infatti il calendario ci ricorderebbe che oggi è l'ultimo giorno d'estate. Il via dal campo sportivo di Peccioli con il gruppo che dopo un breve trasferimento passerà al chilometro zero. Dicevamo del circuito finale, una salita che inizia proprio sotto l'arco dell'ultimo chilometro con un tornantino molto stretto, di lì al rettilineo finale di 300 metri ci sono quattro tornanti ampi, strada bellissima, pendenza non molto pronunciata, una media del 4-5%, le punte più elevate della salita di Peccioli sono dopo il traguardo, quindi i corridori le percorreranno per sei volte nel circuito attuale e tre volte in quello precedente, ma parliamo comunque sempre di una salita molto semplice per questi campioni, per questi ragazzi. Una salita come Peccioli non gli pone senz'altro problemi, un pelo di fatica i corridori più veloci la accumuleranno sulle gambe, verrà senz'altro un po' di selezione, soprattutto i corridori meno preparati si faranno da parte magari ben prima dell'ultimo giro, quindi il canovaccio di questa corsa è sempre stata una volata a ranghi ristretti. Vediamo se anche quest'anno le cose andranno in questa maniera. Per adesso la Bahrain Merida si è presa la responsabilità di gestire la corsa, ha lasciato andare questi uomini che vediamo avvantaggiarsi proprio nei primi chilometri. Qui si tratta di 5 corridori con un vantaggio di un centinaio di metri. Si tratta di Masnada, Zardini, Schoenberger, Morini e Cherkasov. Manca Eduard Grosu, il campione rumeno, che proprio in questo momento riesce ad agganciarsi e andrà a formare un sestetto che tuttora è al comando della corsa. Un gruppetto, vedete, con Masnada, Grosu, Zardini, Cherkasov, Orin e Schoenberger. Vantaggio massimo di 6 minuti per questi ragazzi quando mancavano ancora oltre 100 chilometri al traguardo. Vedete, i corridori dovranno affrontare altri 4 giri con la salita di Peccioli sul traguardo. Il gruppo è ancora forte di oltre 100 unità, non c'è stata assolutamente selezione anche perché il gruppo ha scelto di pedalare con estrema regolarità. Intanto una bibita per il corridore della Cofidis, una bibitina per Morin, un modo per rifocillarsi. Hanno un vantaggio comunque ancora di circa 3 minuti, hanno un po' di terreno da difendere, va sempre calcolato che le squadre stanno lavorando alle loro spalle e questi sono da tantissimi chilometri all'attacco. Diciamo della Bahrain che ha sempre mantenuto il vantaggio in termini accettabili e tutte le volte guadagnavano qualche secondo di troppo con qualche turno al comando, riuscivano in qualche modo a contenere il distacco, e però al momento attuale poco meno di 3 minuti il vantaggio del trappello dei fuggitivi nei confronti dei primi 6. Vedete, 2.33 ci segnala in questo momento radioinformazione sul teleschermo in alto a sinistra, vedete anche i 57 km 700 che mancano all'arrivo. Sempre un uomo in maglia rossa della Bahrain Merida a comandare le operazioni, quest'oggi non era al via il campione sloveno Moric. La formazione oggi è così composta per la Bahrain Merida: Valerio Agnoli col numero 21, poi Colbrelli col numero 22, Enrico Gasparotto, altro inserimento odierno interessante, col numero 23, poi Novak per Visconti alla ricerca della miglior condizione, già fatto vedere progressi interessanti proprio ieri cogliendo una buona quarta posizione, e ultimo del Bahrain Merida il numero 27 Williams, quindi una squadra forte e votata al capitano. Capitano che si è già aggiudicato questa corsa, come abbiamo detto, due volte con un secondo posto, il secondo posto proprio l'anno passato, con un ordine d'arrivo abbastanza importante, perché Pasqualon, un po' a sorpresa, precedette Colbrelli, Francesco Gavazzi e Ulissi, in sesta posizione Elia Viviani, quindi per dire un arrivo molto interessante, dove però si sono mischiati uomini che pedalano discretamente in salita a uomini prettamente veloci. Infatti Mattia Cattaneo, che velocista non è, ha potuto conquistare un ottimo piazzamento, decimo l'anno scorso, quindi
una corsa aperta anche da questo punto di vista. Ha scelto alcuni nomi la regia e ci sottolinea che sia il caso di seguirli, infatti il primo e il secondo dell'anno scorso, Pascolone Colbrelli, con Gianni Moscon vincitore di ieri, Bardet corridore molto importante ma lo ritengo oggi fuori dalla partita, più possibilità per Diego Ulissi e Marco Canola invece, che possono dire senz'altro la loro. Tra gli outsider segnalerei anche Luca Wackerman, ieri in discreto spolvero, vediamo quanto sarà rimasto il Monteserra nelle sue gambe, ma un corridore che su un arrivo di questo genere nelle categorie giovanili e qualche anno fa faceva vedere bellissime cose, sembra aver ritrovato la condizione dei tempi migliori, vedremo oggi come andranno le cose. Altro corridore molto interessante è Manuel Belletti, probabilmente il più veloce dopo Colbrelli, primi e secondi non a caso domenica scorsa alla Coppa Bernocchi, da non dimenticarci anche il giovane Consoni, il compagno di Diego Ulissi, la coppia del campione di Francia Roux e Bichot sono da tenere senz'altro sotto controllo. Marco Canola e il suo compagno di squadra Marco Tizza, così assieme a Lobato, formano un terzetto per la Nippo Vini Fantini molto interessante. Finetto sarà il capitano della Delco Marseille e di Colbrelli Pasqualon. Già abbiamo detto, c'è un'incognita che sulla carta potrebbe sembrare il corridore di maggior classe tra i presenti, quell'Edouard Boissonhagen, capitano della team Dimension Data, però non lo abbiamo visto ieri nelle condizioni giuste, non tanto per la salita, ma a me sinceramente è parsa scarsa la sua condizione fisica proprio. La sua stagione è lunghissima, è iniziata in febbraio, è un corridore che punta molto sulle classiche di primavera, quindi ci può anche stare che sia un po' stanco in questa fase. Comunque vedremo come si muoverà anche la sua squadra e vedremo cosa riusciranno a concludere. Intanto per la prima volta Radio Corsa ci comunica che il vantaggio scende sotto i 2 minuti e 30, 2:25 per l'esattezza, quindi un distacco che comincia a essere abbastanza ridotto e mancano ancora tanti chilometri, 25 chilometri, naturalmente un solo uomo al comando a condurre, anche perché se lavorassero in maniera più convinta rischierebbero addirittura di andare a riprendere troppo presto i fuggitivi e sarebbe un grave errore perché si esporrebbero a eventuali nuovi contropiedi, quindi una cosa che non dovrebbe avvenire. 2:23 in questo momento quando mancano 54 chilometri all'arrivo e quindi una corsa che si sta sviluppando, vedete anche la G2R, la Mondiale dà una mano in testa al gruppo. Ieri sono stati molto molto bravi, hanno condotto, hanno cercato anche di fare qualcosa non solo sulla salita finale, ma hanno lavorato sodo i compagni di Bardet per andare a riprendere i fuggitivi e portarlo nelle migliori condizioni, però non vedo nelle loro file un uomo veloce in grado di impensierire gli uomini che vi ho elencato prima. Guglielmo, Montaguti, Frank, tutti i corridori di classe, Chevrier anche dotato di una discreta sparata, ma non credo possano avere nelle gambe la dinamite necessaria per affrontare questi mille metri in condizione di lottare con i velocisti più forti e più adatti per un tipo di erta finale come quella che vi abbiamo elencato prima. Gruppo, come vedete dall'alto, rimane abbastanza compatto, in coda ci sono ancora dei movimenti, chi si sta recando all'ammiraglia per prendere un po' d'acqua, chi sta cercando di prendere fiato, chi cerca indicazioni dalla propria ammiraglia e intanto uno slomo che ci fa vedere i corridori in fuga, tra l'altro una coppia compagni di squadra della Villiers proprio inquadrati in questo momento, la Villiers Triestina Sele Italia, che ha piazzato due uomini all'attacco, sono Schönberger e Zardini, Edoardo Zardini, che sembra aver ritrovato lo smalto di qualche anno fa, deve però dare ancora qualche conferma. Vantaggio di 2:20, vedete Zardini in penultima posizione, Schönberger in penultima, poi Cofidis, poi Grosu con la maglia di campione nazionale, un ragazzo rumeno che gareggia per la Nippo Fantini Europovini, un team che sta ottenendo buoni risultati in questo finale di stagione in giro per il mondo e
Vediamo se riuscirà a ottenere qualche buon risultato anche nelle gare italiane. Intanto la telecamera va a cercare al centro del gruppo i corridori più forti, il numero 74, quello di ieri, di Gianni Moscon, ma ieri ha suscitato interesse anche Dunbar, che è stato veramente molto molto bravo, è stato, oserei dire, decisivo per l'esito della corsa. Una gara veramente superba per questo ragazzo giovane, che oggi ha fatto spazio a Leonardo Basso, molto ben piazzato, onor del vero, nella volata di domenica alla Bernocchi. Vedremo se oggi riuscirà a confermare in qualche modo quel piazzamento o se Moscon prenderà le sembianze del cannibale e vorrà provare a fare la corsa anche oggi. L'arrivo in leggera salita come quello di Peccioli gli si addice abbastanza, ma vediamo quelli che saranno i suoi programmi. È stato fermo per 5 settimane dopo il Tour de France, quindi il dubbio che tutti avevamo era quello del ritmo gara. Ha dimostrato di averlo da subito, perché ha vinto la prima gara all'Agostoni, alla Bernocchi è stato decisivo nel finale, veramente fortissimo, una fuga trascinata praticamente dalle sue trenate. Ieri un attacco nel finale del Monteserra ha portato il terzetto composto da lui, Bardet e Pozzovivo al traguardo, li ha dominati allo sprint, quindi una condizione che sembra non avere problemi. Intanto vedete, questo è proprio è il circuito, lo si capisce benissimo, la valle, pianura, questa bellissima strada ampia, molto ben asfaltata, e il paesino sul Cucuzzolo, voi vedete il campanile, quelle Peccioli. I corridori arriveranno a circa 300-400 metri dal campanile, quindi all'inizio del tratto più ripido, che però dovranno percorrere tutti i giri. E una salita sui generis che però è sufficiente per selezionare la volata e, diciamo, scongiurare il classico volatone di gruppo compatto. Un po' di vento che disturba la marcia dei corridori in questo frangente laterale, soffia da sinistra verso destra, quindi da est verso ovest, però non è sufficiente per intentare qualche azione o qualche ventaglio. Vedete che già, nonostante manchino 51 km all'arrivo, si vanno già formando i treni delle varie squadre, e questo è il Team Sky, che oltre all'ingresso di Leonardo Basso, col numero 73, un inglese, Lawless, molto interessante, è un giovane, ha fatto vedere nelle categorie under 23 bellissime cose, vediamo se sarà in grado di confermarle, e sono curioso di vedere anche lui in questa volata in salita. Intanto il sestetto in fuga sta iniziando la salita di Peccioli, sono in uno strappetto che precede di poco l'ingresso nella strada provinciale, che poi porterà i corridori al rettilineo finale. Vedete Zardini sta impegnandosi moltissimo nella loro squadra, la Villa Triestina Salitalia, non ci sono corridori particolarmente veloci, anche se Luca Paccioni pare accreditato in caso di sprint, di buone possibilità, al suo fianco avrà Simone Velasco a dargli una mano, quindi una squadra che quest'oggi senz'altro seguirà questa struttura per l'arrivo. Tanto il gruppo si è raggruppato nuovamente, vedete in nemmeno 50 metri stanno oltre 100 corridori dei 146 partiti oggi, penso che ben pochi abbiano perso contatto, e quindi questa è proprio l'espressione chiara di gruppo veramente compatto. Un vantaggio intanto che continua a scemare, più per mancanza di convinzione forse da parte dei sei, li vedete non mi sembrano convintissimi, Masnada si sta dannando l'anima, ma da solo può ben poco in questa condizione, e vedete che il gruppo, senza svolgere un lavoro particolarmente organizzato, è riuscito a mangiare diversi secondi e due minuti abbondanti, quando mancano 50 km all'arrivo non sono un distacco molto rassicurante. E qui vedete l'imbocco della salita, sarà un problema quando la affronteranno in 80 o 100 corridori compatti, vedete Tornantino praticamente in pianura, e qui inizia l'erta, vedete escono dalla curva abbastanza piano, primo tratto della salita al 2-3%, poi gradualmente si assesta sul 4-5%, subito un primo tornante a destra con la velocità che qui sarà ancora molto molto alta, sarà praticamente la velocità da pianura,
qui la pendenza è leggermente più pronunciata, mentre forza l'andatura davanti ai suoi supporter Edoardo Zardini. Vedete, altro tornante a sinistra con strada leggermente più in pendenza, qualcuno ha mollato, invece Zardini e Cherkasov sembra siano un po' più convinti, con Masnada incollato alla ruota di Edoardo. Vedete, altro tornante, sempre strada molto ampia e pendenza dolce, mai superiore al 5%. Vedete, intanto Cherkasov va a comporre un terzetto, forza l'andatura e mi pare che gli altri tre corridori, cioè Schoenberger, Grosu e Morin, mi pare che abbiano mollato, quindi rimangono tre corridori in testa alla corsa quando mancano 40 km all'arrivo. Bellissime queste immagini che ci hanno potuto far analizzare nei dettagli l'ultimo chilometro. Altro tornante molto più ampio, questo verso sinistra, pendenza leggermente più pronunciata, e siamo ai praticamente siamo al traguardo, gli ultimi 250-300 metri, con una semicurva che nasconde alla vista dei corridori il rettilineo finale. Vedete qua il cartello, 300 metri è praticamente l'ultima curva, quindi abbiamo negli ultimi 450 metri non ci saranno più tornanti, però questa semicurva nasconde alla vista dei corridori il traguardo. Poi avremo una nuova curva a sinistra molto molto ampia, non ci saranno problemi nemmeno qui, e qui però ci troviamo già in 120-130 metri all'arrivo, passano almeno 100 in questo momento Masnada, Cherkasov e Zardini. Vedete, alle loro spalle hanno mollato i loro ex tre compagni di fuga, e con un vantaggio che va sotto i due minuti per la prima volta da tantissimi chilometri, e quando mancano quattro giri al termine passano sul traguardo. Schoenberger si è rialzato, chiaramente non sta cercando né di rientrare né di resistere, sta solo cercando di concludere onorevolmente la sua gara. Intanto scorre il cronometro e quello del GPS ci dà 1:52 il ritardo. Vedete che il gruppo nel tratto in salita è pilotato dagli uomini della Groupama Fidesi. Probabilmente Roux e Vichaud vogliono tentare qualcosa, e vedremo meglio nei prossimi giri come vorranno gestire la corsa loro e i loro connazionali della G2R, che naturalmente con Bardet non possono pensare di creare selezione su questa salita. E intanto vedete proprio rialzato alla grande Morin, così come anche Edoard Grosu, il campione rumeno. È un momento difficile per loro, hanno condotto la corsa per 150 km, saranno stanchi morti, quindi non vedranno l'ora di essere ripresi e perché no di salire anche sul camper a farsi una meritata doccia. Intanto AG2R La Mondiale con Groupama in testa al plotone, un'andatura molto più decisa, quindi vediamo che però il gruppo mantiene praticamente tutti i suoi effettivi, il blocco di Sky con Capitan Moscon alla fine del drappello mantiene le prime posizioni in testa al gruppo, vedete, e la velocità comunque è aumentata decisamente, e infatti hanno perso diversi secondi fuggitivi. E a questo punto 1:52 è il cronometraggio ufficiale al passaggio dal traguardo, gruppo comunque ancora tutto compatto. Vediamo intanto che il gruppo apparentemente con facilità continua a procedere, vedete, nessuno si sfila, rimangono tutti ben coperti e raggruppati, però la corsa sta iniziando a prendere la sua fisionomia, anche perché hanno già superato i 150 km, quindi comincia a essere un chilometraggio abbastanza impegnativo. Dove c'è la chiesa, dove stanno transitando adesso i primi corridori del gruppo, è il termine del tratto più duro, si tratta di un paio di centinaia di metri all'8-10%, con un'impennatina nel tratto finale, però insomma, come abbiamo detto, niente di importante per corridori di questa portata, di questa classe. I tre fuggitivi, intanto Masnada, Zardini e Cherkasov, dimostrano di crederci molto di più dei loro ex compagni, sono molto più convinti di quando erano in sei,
Vedete, Masnada cerca collaborazione, Gardini probabilmente chiede delucidazioni all'ammiraglia e Cherkasov, generoso come sempre, non si rifiuta di dare la sua collaborazione. Mi sembrano comunque tutti molto stanchi, forse Masnada è quello un po' più lucido dei tre fuggitivi. Vedete, hanno praticamente terminato la discesa, sono già nella valle e il chilometraggio però per loro è ancora molto molto ampio, perché 46 chilometri all'arrivo non sono pochi. Quindi possiamo dire che ancora un'ora abbondante di gara li aspetta, quindi ancora tanta fatica da fare per i corridori. Il gruppo in discesa si fraziona più di quanto non faccia in salita, anche perché l'ultimo strappo praticamente li mette abbastanza in fila, e in discesa basta una frenata o un leggero buco che si dilata lo spazio. Ma vedete, bastano poche centinaia di metri pianeggianti per rimettere le cose a posto. E ancora gli uomini della Gdeser con gli uomini della Groupama a condurre le operazioni, quindi un filone che presumo vada avanti ancora per qualche chilometro, potrebbe essere il preludio a qualche tentativo. Infatti il Groupama vanta due corridori come Roux e Bichot tra l'altro anche molto veloce. Intanto si danno la mano Grosu e Morin, sono i primi a essere ripresi, non vedevano l'ora. Intanto vedete che si è creata a metà gruppo una frattura, la velocità quindi apparentemente lenta non lo è affatto, anche perché ci impiegano diversi chilometri a recuperare i corridori che avevano perso qualche metro in discesa. Il campione di Francia è in terza posizione, quindi un po' troppo avanti per giocare le sue carte. Probabilmente saranno tutti votati a Vichot, questo è quello che sembra di capire dalle immagini che vediamo. E vedete che comunque tutti gli altri ragazzi della Gdeser sono nei primi 15 corridori del gruppo, quindi hanno in mente un disegno tattico di squadra ben preciso. Scopriremo ben presto di che cosa si tratta. Dicevamo di questa Ciclismo Cup, che oggi alla fine di questa gara avrà una classifica ancora più delineata. Ricordiamo che Ciclismo Cup è un'iniziativa nata da dall'esigenza che avevano diversi organizzatori italiani che vedevano soffrire un po' le loro corse con le concomitanze, con le gare World Tour e con tutte le prove interessanti ed importanti che c'erano nel mondo. Hanno creato questa Ciclismo Cup con una specie di consorzio, hanno potuto vendere in maniera collettiva i diritti di queste corse attraverso PMG Sport, appunto, che ha sposato da subito l'iniziativa, si è preoccupata della produzione e della vendita dei diritti di queste corse, dando nuova linfa alle organizzazioni meno potenti, meno forti. E il premio più importante per questa speciale challenge è naturalmente la partecipazione di diritto al Giro d'Italia per le squadre professional italiane, quindi senza attendere la wild card degli organizzatori, e questa è una bellissima cosa. Mentre in testa al gruppo vedete che Roux, il campione nazionale francese, sta dando indicazioni ai propri gregari. Pensiamo che tutti corrono per Vichot, senz'altro sarà il capitano in questo frangente, in questa occasione. Anche il forte scalatore Gaudu, numero 57, in questa formazione, ma ieri non l'abbiamo praticamente visto sul Monteserra, faticherà oggi a farsi vedere su questo tracciato. Intanto la regia va sapientemente a cercare il numero 1, Pasqualon, vincitore dell'anno scorso. Vedete, va anche a rifornirsi il numero 1, prende una borraccia, mancano 43 km all'arrivo e vedete che si trova in una ottima posizione. Qui una frangia dei fan di Edoardo Zardini, oggi per 150 km è rimasto al comando, c'è ancora, vedete, però un po' vittima di crampi alla coscia sinistra, però ha dato soddisfazione ai propri appassionati che sono venuti fin qua a vederlo e hanno avuto la soddisfazione per tanti chilometri di vederlo passare, di poterlo incitare. Purtroppo penso che per lui il finale sarà molto complesso e molto faticoso, però ha fatto quello che doveva, si è vista in tutto il mondo la sua divisa e i suoi sponsor, ed è una bella cosa per chi fa questo mestiere.
lui e il suo compagno Schoenberger, quindi ha dato modo anche ai propri compagni di potersene rimanere tranquilli senza pressioni, senza dover lavorare in gruppo, e quindi diciamo fino ad ora comportamento perfetto per i ragazzi di Luca Scinto. Intanto continua il lavoro dei francesi, diciamo così, perché sia AG Desert che Groupama continuano a lavorare, lavora anche il campione di Francia Roux, quindi non credo che tenterà una sortita nel finale lui, penso che si punti tutto su Vichot. Diciamo che sulla carta, è sempre sulla carta che poi tutto ciò va trasformato in un altro modo sul campo, Colbrelli Belletti che vediamo inquadrato in questo momento con gli occhialini bianchi, la maglia dell'Androni, sono gli uomini più veloci. Pasqualon che sicuramente vorrà vendere cara la pelle, più alcuni outsider accreditati come abbiamo detto Canola, Tizza, Lobato, Finetto, Lawless, il giovane del Team Sky, perché no con Sonny e Ulissi, quindi un lotto di pretendenti al successo abbastanza ampio, anche se Colbrelli e Belletti dimostrano almeno sulla carta di avere una marcia in più, e la regia va a cercare proprio il numero 22 di Sonny Colbrelli, reduce da una splendida vittoria alla Coppa Agostoni, un amaro secondo posto in una gara World Tour a Montreal, è stato battuto solo negli ultimi 10 metri da uno straordinario Michael Matthews, quindi un avversario di tutto rispetto. Intanto col numero 106 alle spalle di Colbrelli, Luca Wackerman, l'avevamo menzionato prima, corridore che può avere su questo tipo di arrivo più di una chance di un ottimo piazzamento. Intanto Williams si preoccupa di condurre assieme ai corridori francesi della AG Desert e della Groupama, anche la Delco Marseille a dare una mano in questo frangente, quindi l'intenzione dei transalpini è quella di mantenere la velocità alta per tentare qualcosa nel finale. Mauro Finetto è probabilmente il corridore più veloce della Delco Marseille, ci prova sempre, è un corridore molto piazzato in una volata di questo genere, col traguardo che tira all'insù, ha buone probabilità di fare un risultato. Intanto qui i vincitori recenti, Pasqualon Colbrelli, Prades, Colbrelli, Ulissi e Duarte, e nelle ultime 6 edizioni di 4 il vincitore è presente quest'oggi al via, quindi un albo d'oro che potrebbe arricchirsi di corridori che già hanno ottenuto buoni risultati. Guardando alla corsa di ieri, Finetto ha ottenuto un ottimo piazzamento perché si è classificato in 8ª posizione, così come bene ha fatto Marco Tizza che si è classificato al 5º. Solo 12esimo Luca Wackerman e solo 10° Diego Ulissi, dico solo perché probabilmente con il loro spunto veloce avrebbero potuto far meglio nella volata per il 4° posto vinta da Giovanni Visconti, ma lì dopo aver affrontato per ben 3 volte il Monteserra, lì c'è da fare anche i conti con le energie e non solo con lo spunto veloce. Oggi le cose dovrebbero essere un po' più regolari, cose che sono andate abbastanza bene per gli azzurri. Intanto Zardini e Cherkasov perdono qualche metro da Masnada, che sembra molto molto più convinto dei suoi due compagni di fuga. Diciamo, la giornata si è aperta molto bene per i colori azzurri, ma soprattutto per Androni Giocattoli, perché al Tour of China, nella terza tappa, Lisde si è conquistato una bellissima vittoria andando a vincere con una manciata di metri su Freiberg, e in terza posizione Jacopo Mosca, altro corridore italiano in forza questa volta la Villiers Triestina Selle Italia, quindi andando a completare quello che è il podio con due italiani. Altri due italiani piazzati tra i primi 10, Alan Marangoni 9° e Jakub Maresco 10°. La classifica di questo Tour of China continua a essere cappeggiata da Anthony Jacopo, con Lizde 3° in un distacco di 13 secondi che sono alla portata. Sta pedalando molto forte questo ragazzo in questo periodo della stagione. Chiaramente il Tour of China non è il Tour de France, però sta facendo ottime cose e bravo comunque. Intanto Chevrier in testa al gruppo con De Rossi in seconda posizione a condurre, guadagnano qualche metro i gregari, i compagni di Gianni Moscon, e vediamo se Gianni vorrà fare la volata. Loro hanno anche diverse soluzioni, abbiamo detto di
Lawless e di Leonardo Basso, corridori dotati di un ottimo spunto finale. Vedremo come gestiranno l'arrivo quest'oggi. Una volata strana. Gianni Moscon su questo tipo di volate nelle categorie giovanili era solito dominare, però sono cambiati i fattori tra i professionisti naturalmente, e per vincere le volate ha bisogno di corse molto molto più battagliate, molto più dure. Però con la sua classe credo che nulla gli sia vietato, nulla gli sia precluso. Leonardo Basso invece dicevamo che ha conquistato un ottimo quinto posto alla Coppa Bernocchi in una volata che non è propriamente la sua, perché in un arrivo di gruppo compatto con un volatore di questo genere senz'altro è un risultato da tener nota. Chris Lawless, il ragazzo inglese, britannico, che giovanissimo peraltro è del 1995, quest'anno non ha ottenuto grandissimi risultati dopo invece aver fatto cose splendide nella categoria degli under e anche nelle gare continental aperte, nelle gare open aperte ai professionisti. Infatti si è aggiudicato l'anno scorso due secondi posti al Tour dello Utah, ha vinto una tappa al Tour dell'Avenir, l'abbiamo visto in evidenza anche alla settimana Coppio Bartali sta primavera. Infatti si è aggiudicato la terza tappa con una bellissima volata precedendo Totò e Lorenzo Rota. Quindi un corridore che in Italia ha già fatto buoni risultati, comunque è un corridore senz'altro da tenere sotto strettissima osservazione. Prosegue intanto l'avventura di Masnada mentre la regia va a cercare i favoriti dall'alto. Il numero 95 è quello di Francesco Gavazzi e vicino a lui il numero 74 che è quello di Gianni Moscon. Francesco Gavazzi che avrà il dilemma se fare la sua volata o condividerla con Manuel Belletti. Sono due corridori molto veloci, questo tipo di arrivo forse si addice di più a Gavazzi, però Belletti è senz'altro dotato di uno spunto veloce superiore. Vedremo come si piegherà la corsa. Intanto la lunghissima fuga di Fausto Masnada ha permesso ai suoi compagni di non lavorare, e non mi riferisco a Gavazzi e a Belletti ma agli altri, coloro che dovranno portare i capitani nelle prime posizioni all'ultima curva, e assisteremo a una vera corrida per iniziare in testa l'ultima salita. Questi ragazzi fino adesso hanno potuto risparmiare energie. Quest'oggi l'Androni Giocattoli Sidermec si presenta con Ballerini, Belletti, Cattaneo, Marco Frapporti, Gavazzi, Masnada e Mattia Frapporti. Un ennesimo passaggio per Masnada, questa volta in solitaria, 200 metri alla linea del traguardo, 36 km quando arriverà a tagliare il traguardo. Ci crede, vuole percorrere quanti più chilometri possibili in solitaria. Vedete che Edoardo Zardini ha perso 150 metri, credo che non riuscirà a recuperare più nemmeno in discesa. Masnada mi sembra più convinto, l'avevamo detto anche guardando le facce dei fuggitivi, sembrava quello più fresco e infatti così sono andate le cose. Dimostra di avere qualcosina in più, sta per tagliare il traguardo quando mancano tre giri al termine. Invece Zardini arriva solo adesso sul rettilineo finale, vediamo se gli converrà aspettare Edoardo oppure se deciderà di proseguire la sua cavalcata solitaria. Non mi sembra una grandissima pedalata quella di Zardini, mi sembra abbastanza stanco e in sofferenza, probabilmente il crampo alla gamba sinistra si fa sentire. Procede con un rapporto molto molto agile, rapporto più lungo, azione più efficace per quel che riguarda Masnada, invece vedete velocità molto più alta per i corridori del gruppo. E vedete già da questa immagine, e non sono tutta, vedete come si allunga il gruppo in questi ampi tornanti, anche perché dopo la curva rilanciano e c'è bisogno di stare al coperto perché la velocità è molto vicina ai 30-35 all'ora, quindi è fondamentale la scia, però la strada pende al 5-6% in alcuni tratti, quindi è necessario stare molto 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 attenti. Quindi vediamo un po' come
le cose si svilupperanno. Per il momento, diciamo, è una lunghissima fase interlocutoria, però mi sembra che la Jet2Air stia spingendo decisamente di più sui pedali. Adesso vedremo se dopo il traguardo proseguiranno nel tratto più ripido della salita per cercare di aumentare la selezione, mentre vediamo che in gruppo praticamente non ci sono uomini in difficoltà. Abbiamo detto di Morin e Grosu che sono già stati ripresi, in questo momento viene ripreso Cherkasov, quindi dei sei Fuggiaschi abbiamo davanti praticamente il solo Masnada, inseguito a una quindicina di secondi da Edoardo Zardini. Quindi due uomini che sono rimasti al comando ormai da 160 km. Quindi un'azione, comunque vadano le cose, molto molto coraggiosa. Un minutino e 30 il loro distacco, il gruppo evidentemente non si sta dannando l'anima. E quindi vediamo che cosa porterà. Qui vedete è il tratto più ripido, il gruppo si mette decisamente in fila indiana, vedremo se la discesa provocherà qualche ulteriore frazionamento. Intanto Masnada ci crede, corridore che nelle categorie giovanili ha frequentato con una certa regolarità anche la pista, faceva il quartetto, è un inseguimento individuale, un corridore molto forte sul passo nonostante abbia un fisico da scalatore, almeno alle viste, ma direi anche nella sostanza, perché ha fatto vedere bellissime cose in salita in più di un'occasione. Masnada, corridore bergamasco che ha fatto tutte le trafile nelle categorie giovanili ed è passato al professionista, a professionista probabilmente nel momento giusto. Gruppo che si mette in fila, qualche buco lo vediamo, potete vedere anche da queste immagini, si frappone qualche spazio tra un corridore e l'altro, ma diciamo al momento ancora nulla di particolarmente serio. Vedete che l'andatura è elevata grazie soprattutto alla discesa in questo frangente. Comunque quando verranno avvisati, ma hanno già visto perché hanno ripreso 4 dei 6 fuggitivi, quando capiranno che c'è un uomo solo al comando non avranno problemi o patemi per cercare di andare a recuperarlo, quindi pensiamo che il gruppo procederà ancora per diversi chilometri, almeno per un altro giro con questo canovaccio, cioè andatura forte, regolare, velocità vicino a 40 km all'ora, corridori che giro dopo giro stanno comunque accumulando fatica nei loro muscoli. Vedete che alla fine della discesa qualche piccolo buco viene, se nel penultimo passaggio dovessero forzare l'andatura e venisse qualche frazionamento a centro gruppo, potrebbero con la discesa crearsi quei buchi di alcune centinaia di metri, e in un finale di corsa, anche se sono recuperabili, comunque quegli sforzi si pagano. Quindi è fondamentale per tutti i favoriti già dalla penultima tornata, ma forse anche dalla terzultima. Ricordiamo che poi in definitiva mancheranno 25 km quando i corridori affronteranno la terzultima volta la salita, quindi non saremo lontani dal traguardo. E vedete la lunga fila indiana che c'è dietro i primi 30 corridori che invece hanno già rallentato la loro andatura. Intanto un bello slow motion che ci fa vedere i particolari delle scarpe, della bicicletta e della maglietta di Fausto Masnada, una bellissima pubblicità per loro e un'azione ottima quella di Fausto Masnada. Intanto testa bassa per Fausto quando mancano 32 km all'arrivo, vedete, cerca conforto dalla moto ripresa, vorrebbe un ragguaglio, ma Zardini ormai lo ha staccato e a 20 secondi perderebbe troppo tempo ad aspettarlo. Forse avrebbe fatto meglio ad andare ad andatura regolare e probabilmente in due avrebbero diviso meglio lo sforzo, però tant'è, vedete, 27 secondi per Zardini che continua a perdere, 1.05 per il gruppo che continua a guadagnare. Bella comunque questa azione, corridore giovane e molto interessante questo ragazzo. Vediamo che in testa al gruppo comunque non cambia il canovaccio, gli uomini della Jet2Air che conducono, il blocco Sky pronto a far la guardia, un uomo della Movistar carrettero in testa, non capiamo a fare che cosa, se per tirare o se per chiedere di rallentare o
se c'è stato qualche problema o qualcosa del genere, perché mi sembra strano il suo parlottare alla radiolina da in testa al gruppo, ma vediamo che comunque un uomo a disposizione per la causa sembra metterlo la Movistar, e vedremo chi sarà poi l'uomo veloce al di là del bravo Daniele Bennati. Daniele Bennati che comunque, ricordiamo, questa corsa lo ha già visto protagonista in più di una edizione, quindi vediamo, vedremo tra poco se Daniele cercherà di andare a sprintare quest'oggi. Vedete che comunque l'andatura non è convintissima in questo frangente, non hanno il bisogno di recuperare velocemente questo minuto e mezzo, anche perché un corridore solo non fa paura, tra l'altro un corridore che è da 165 km che ha l'attacco, decisamente non crea problemi, non preoccupa i corridori che fanno parte del gruppo. A volte il gruppo sbaglia anche questi calcoli, ma penso che un corridore solo possa perdere anche un minutino in 10 km, quindi ne mancano 31, lui ha un minuto e mezzo, molto difficile per un corridore solo riuscire a tener testa, però già è un buon risultato, fa vedere la sua bella bicicletta, fa vedere i suoi sponsor, sì. E comunque per compiere un'azione solitaria di un paio di giri quando mancano 30 km all'arrivo bisogna anche avere buone gambe, quindi si è messo in luce in maniera molto evidente in un percorso che non è propriamente il suo. Bravo Fausto comunque, bravo anche Edoardo Zardini che nonostante i crampi riesce a rimanere a galla, però probabilmente ha anticipato un po' troppo i tempi, è stato lui infatti a rompere gli indugi e a trascinare all'attacco sia Masnada che Cherkasov, poi ha accusato un crampo che gli è stato probabilmente fatale. Vedete che sta lottando, ma il gruppo ha già compiuto anche la curva sulla quale lui era poco fa, credo che sia molto molto difficile per lui. E avete visto che le squadre che si occupano di fare la corsa dura sono altre, però come l'andatura diminuisce e nessuno va in testa, un uomo e nella fattispecie ultimamente è sempre stato Williams per la Bahrain Merida si porta in testa a condurre l'andatura, e per la prima volta vediamo anche gli uomini di Eduard Boasson-Hagen in testa al gruppo. Cercheremo di capire se per Van Rensburg, se per Schlachter o per Boasson-Hagen stesso, che ripeto ho visto ieri non in grande forma fisicamente a Pontedera. Onestamente il percorso di oggi è completamente diverso, un corridore della sua classe, della sua forza può probabilmente riuscire a trovare le energie per sprintare anche su questo rettilineo. Staremo a vedere se sarà della partita anche Boasson-Hagen. Tanto bel primo piano anche per Edoardo Zardini che ci sta dando di tutta forza e vedete sta cercando di fare il possibile, guadagna posizioni a centrogruppo Giovanni Visconti che questa gara l'ha già vinta, ha conquistato anche una seconda posizione, tra l'altro l'anno scorso non si è piazzato tra i primi 10 Giovanni Visconti, ma è sempre stato un abbonato al piazzamento in questa Coppa Sabatini, quindi mi aspetto di vederlo come minimo lavorare per Colbrelli in questo finale, credo che sia una spalla formidabile. Intanto pensate, dopo 4 ore quasi tutte passate con il sestetto prima e Masnada poi in fuga all'attacco, abbiamo una media generale di 41 e 300 all'ora, quindi i ragazzi sono fatti per il momento 170 km a 41 e 300 all'ora, quindi media ragguardevole direi, quindi 29 km al traguardo, 33 secondi su Zardini, poco più di un minuto sul gruppo, vantaggio che nei confronti del gruppo sta aumentando leggermente, anche perché il gruppo ha capito che un uomo solo è più facilmente gestibile negli ultimi due giri, e naturalmente le squadre che sacrificano un uomo in questa fase poi non se lo ritrovano negli ultimi due giri importantissimi. Sarà fondamentale portare i capitani in testa all'imbocco del penultimo giro, quindi a un giro più un chilometro dall'arrivo, per permettergli di scollinare nelle prime posizioni. Poi chi dei gregari riuscirà a rimanere a contatto con i capitani, mantenerlo nelle primissime posizioni è un compito difficilissimo nei 7-8 chilometri pianeggianti che dovranno percorrere prima di imbucare per l'ultima volta la salita che porta in paese a Peccioli. Quindi
un compito difficile, quindi più uomini si risparmiano in questo frangente e meglio è. E vedete, per come sono schierati gli uomini della Gedoser, Montaguti, che è l'ultimo con il numero 36, sarebbe il capitano designato, ma staremo a vedere come vorranno correre. Anche Vuillermoz potrebbe avere qualche chance, lo scalatore austriaco svizzero Frank non mi pare adatto per questo tipo di arrivo, ma sull'erta finale potremmo anche avere qualche sorpresa. Intanto vedete il vantaggio aumenta leggermente nei confronti di Zardini da parte di Fausto Masnada. Buona comunque la sua pedalata, vedete, con un medio rapporto, un 53-15, forse 14 in qualche frangente, buona la sua frequenza, vicino alle 95 pedalate al minuto, tutto sommato ordinato nonostante la fatica che sta facendo e nonostante le sue caratteristiche, non certo da grande passista. Quindi oggi tra l'altro i corridori più titolati dal punto di vista del punteggio, quindi teoricamente, in via puramente teorica, senza considerarne le caratteristiche, alle via erano Sonny Colbrelli, Gianni Moscon, Andrea Pascolone era il terzo più accreditato, Romain Bardet il quarto, ma non ha a disposizione un percorso adatto per le sue caratteristiche, poi Canola, Visconti, Ulissi, Gasparotto e solo nono tra i partenti, Edward Boasson-Hagen, che quest'anno ha avuto un'annata veramente poco interessante. E l'ho visto veramente giù di forma fisicamente a Pontedera. Può darsi che magari tra mezz'ora mi smentisca in diretta, però questa è l'impressione che ho avuto, abbastanza, come posso dire, abbastanza netta, insomma, era una cosa abbastanza evidente. Tanto se ne va l'ammiraglia del cambio ruote neutro dalle spalle di Zardini, evidentemente sta arrivando il gruppo principale, la sua azione è comunque rimasta abbastanza fluida, anche se non abbastanza efficace per andare a riprendere. E Masnada probabilmente in due avrebbero faticato di meno e guadagnato qualche secondo in più, peccato per quei 100 metri di troppo persi nella salita precedente. Intanto siamo a 3 km dal passaggio sulla linea del traguardo, 2 dall'imbocco della salita finale. Vediamo dall'elicottero il vantaggio di Zardini, valutabile in metri, non più di 200, quindi una ventina di secondi per lui sul gruppo che procede già a una buona andatura. Credo che negli ultimi due giri i corridori daranno un'accelerazione netta alla velocità, anche perché diventerà importante non perdere posizioni, non prendere buchi e non fare fatiche inutili, non far fare agli uomini veloci fatiche inutili. Un uomo che qualche anno fa sarebbe andato a nozze su un arrivo di questo genere è lo spagnolo Lobato, portacolori della Nippo Fantini e Europa Ovini, corridore che su questo tipo di arrivo ha costruito la sua carriera. Purtroppo per lui gli anni passano e pesano, come per tutti quanti, ha perso un po' del suo smalto, del suo spunto veloce. Credo che Tizza e Canola potrebbero organizzarsi diversamente, soprattutto Marco Canola, che sembra essere il più veloce di questa squadra. Intanto vedete Zardini perde, Masnada mantiene un buon vantaggio sul gruppo, 1.15. Vediamo quanto perderà nella sola salita. In una salitella di un chilometro come questa, un corridore solo rischia di perdere anche 30 secondi in un solo chilometro da un gruppo che fa sul serio. Quindi è un lavoro il suo molto molto arduo, però comunque andranno le cose, mi sento di dire fino adesso un grande bravo a Fausto Masnada. Inizia l'ultimo chilometro, quando arriverà sul traguardo vedrà il cartello di 2 giri al termine. Iniziata la salita, velocità, vedete, tenete presente la velocità che sta facendo adesso Masnada, cercate di memorizzare perché poi assisteremo alla velocità a cui percorre questo tratto il gruppo. Vedete, mantiene comunque il 53, ha alleggerito, un 53-19 il suo rapporto, alta la frequenza, superiore a 85 pedalate al minuto almeno, buona la sua frequenza, mentre qui un 13 mi fa capire che siamo ancora in pianura, infatti sono le gambe di Zardini, una buona spinta ancora, peccato per quell'attimo di difficoltà sulla salita precedente che gli è
gli è costato malauguratamente quei 100 metri, se no in due avrebbero potuto veramente fare molto meglio e resistere anche abbastanza al comando. Intanto vediamo che Masnada con molta agilità, è un rapporto discretamente lungo, continua a macinare chilometri e vedete che il gruppo, e vedete quanto sia complesso per un gruppo così grosso imbucare questo, questo tornantino in pianura, e vedete gruppo compatto, gli ultimi praticamente frenano, in testa hanno già rilanciato, quindi da metà gruppo in poi sarà una frustata e vedete la velocità quanto è più alta nei confronti dei fuggitivi, velocità molto molto più elevata, qui i secondi se ne andranno e vedete l'importanza di imbucare questo strappo nei primi 10 se uno vuole sperare di sprintare per la vittoria. Intanto un'accelerazione da parte della Gedeser, mi sembra Vuillermo, vediamo di chi si tratta, stoppato da Rosa, corridore del Team Sky. Altro corridore, un terzo corridore si è accodato, ma il gruppo non dà confidenza, stanno comunque cercando di andare a chiudere il buco gli uomini dell'Androni, un frangente in cui ci ha fatto capire perché la Gedeser ha lavorato, vogliono probabilmente cercare di inventarsi qualcosa negli ultimi 25 chilometri, mentre telecamere fisse per Fausto Masnada, 24 chilometri all'arrivo per lui, un vantaggio all'inizio della salita di 1,15 sul gruppo, credo che Zardini venga ripreso durante questa scalata dal gruppo, un bravo anche al portacolore della Villiers e l'Italia. Tanto Masnada, vedete, mantiene la pedalata in spinta, sempre con il 53, con un lungo rapporto, buona la sua frequenza, alleggerisce in questo momento il rapporto, comunque un pedalata sempre superiore alle 80-85 pedalate al minuto, bravo Fausto, merita tutto il tifo che il pubblico sta facendo per lui, d'altra parte ci si affeziona sempre agli attaccanti e intanto vediamo che Vuillermo, dopo aver tentato di allungare, va comunque a portare questa lunga trenata che ha messo in fila il gruppo e vediamo qui sul traguardo e in testa corridore della, del Comarseil per cercare a sua volta di mantenere alto il ritmo e i corridori arrivano in questo momento sul traguardo, gruppo che è comandato da Fernandez, corridore che ieri abbiamo visto lavorare tantissimo per i propri compagni in salita, bravo, ha fatto una bellissima corsa ieri, anche Domon nelle primissime posizioni del gruppo per la Gedeser, quindi un tratto di 200 metri molto molto più ripido, vedete sulla sinistra alcuni corridori che hanno lavorato in precedenza che si rialzano, pagano un po', mentre qualcun altro che è rimasto attardato ne approfitta per guadagnare qualche posizione, continua Fernandez a tenere alta l'andatura, scollinamento con Rosa in terza posizione e gruppo che comunque non si è spezzato, rimane però in fila, vediamo se in questa discesa forzando l'andatura qualche buco può avvenire, intanto insiste Fernandez nella sua azione, vuole che il gruppo rimanga in fila, infatti i suoi compagni, soprattutto il veloce Finetto, lo vediamo in decima, dodicesima posizione, quindi posizione ottima per gestire le cose, vedete rifornimento a due giri e vedete proprio il pelo che fanno al marciapiede che non si vede moltissimo, ma insomma corridori di questa esperienza non hanno problemi, anche se gli si presenta all'ultimo un ostacolo, se forse spaventato di più lo spettatore che peraltro era diligentemente al di là della sede stradale. Continua l'avventura di Fausto Masnada che ha perso 55 secondi durante la salita, lo vedete aveva 1,15 adesso a 20 secondi, quindi il minuto preventivato è stato ampiamente rispettato, è stato fagocitato Edoardo Zardini durante la salita del gruppo e vedete che in fondo alla discesa qualche piccolo buco avviene, abbiamo una decina di corridori, qualche buco, e stanno però via via rientrando in lunga fila indiana gli atleti e vedete ormai questa tirata ha praticamente distrutto le residue poche misere speranze di Fausto Masnada, comunque 180 km di fuga per lui, bravo Fausto, sicuramente il premio del più combattivo andrà a lui oggi, si è comportato splendidamente e non dimentichiamoci che ha permesso a tutti i suoi compagni di rimanere tranquillamente a ruota, non hanno dovuto lavorare, quindi
Belletti e Gavazzi sono in condizioni di sprintare come meglio crederanno, con l'aiuto di, della coppia dei fratelli Frapporti, Mattia e Marco. Tra l'altro Marco, grande piazzamento nei primi 10 alla Coppa Bernocchi, nonostante abbia lavorato per Belletti nel finale, quindi buona condizione per lui. Mattia Cattaneo l'anno scorso si è classificato al 10° posto qui, quindi magari anche quest'oggi proverà di fare qualcosa di interessante. Completa il roster dell'Androni Giocattoli Sidermec Davide Ballerini, corridore che probabilmente potrebbe anche essere utile nel corso dell'ultimo giro. Intanto 10-12 uomini sono leggermente avvantaggiati. Vi avevo anticipato che al termine della discesa pochi metri avrebbero potuto diventare anche un centinaio, e vedete che fatica che fanno questi corridori per rientrare. Sono comunque professionisti che subito capiscono la situazione e si portano a tirare prima che il distacco di lati, e vedete che una certa setacciata nel gruppo è avvenuta. Una ventina di unità si sono perse in questo passaggio. Probabilmente i corridori che lavoreranno in questa tornata poi rinunceranno senz'altro all'ultima, ancora una volta la salita che sale a Peccioli più il traguardo finale, mentre Matteo Montaguti in testa lavora alla cremente con Enau in seconda posizione. Quindi Matteo Montaguti è corridore che nei finali di corsa è sempre molto molto reattivo, e a questo punto prova un attacco a sorpresa a Fonzi, corridore della Villier, che tenta di prendere tutti di contropiede. Ha sorpreso Vuillermo che stava guadagnando posizioni. Fonzi è partito di contropiede da dietro, naturalmente è difficile guadagnare terreno perché il gruppo sta tirando con regolarità, quindi situazione di gruppo praticamente compatto, con un solo Fonzi con 50 metri di vantaggio sul resto del gruppo. Quindi bella l'azione di Fonzi, e anche qui risottolineiamo l'importanza di avere compagni di squadra in queste fughe apparentemente non molto significative. Però lui ha potuto riposare tutta la corsa, non ha mai lavorato, è rimasto tranquillamente a ruota per tutta la corsa, e a questo punto ha quel po' di birra che gli permette di tentare questo disperato attacco. Lo definisco disperato perché con tutte le squadre dei velocisti schierate che non aspettano altro che arrivi il chilometraggio giusto per iniziare a lavorare, il suo è un tentativo veramente disperato, però si è fatto vedere, è una bella azione, e credo che Villier Triestina se l'Italia quest'oggi abbia corso, non abbia subito la gara ma l'ha interpretata nella maniera giusta l'attacco, come devono fare questi team. Non dimentichiamoci tra l'altro che sul traguardo i primi tre corridori classificati di ogni team professional italiano raccoglieranno punti per la Ciclismo Cup, quindi probabilmente assisteremo anche a qualcuno di loro che si impegnerà per piazzamenti apparentemente di poco significato, e invece ne hanno, e come se ne hanno, anche perché la lotta tra Androni e Bardiani per la conquista della leadership è tuttora aperta, nonostante Androni abbia un buon vantaggio, ma mancano ancora tante prove alla conclusione. Per ricordare i nostri prossimi appuntamenti, sabato il Memorial Pantani da Castrocaro a Cesenatico, il giorno successivo la corsa a Pescara, corsa Trofeo Matteotti, prestigiosa e difficile anch'essa, e quindi si riprenderà con le gare della Ciclismo Cup dopo il campionato del mondo con il Giro dell'Emilia e il Gran Premio Beghelli. Quindi ancora tante prove, tanti punti in palio, e quindi non devono mollare l'osso i ragazzi delle nostre squadre professional. Mentre in testa al gruppo mi pare Van Rensburg che sta conducendo, no non è Van Rensburg, è Van Rensburg, non era chiara l'immagine, sta conducendo, probabilmente Boissonhagen vuole veramente fare lo sprint, magari smentirmi, ho criticato il suo stato di forma, magari qualcuno glielo ha pure riferito, vedremo come si comporterà. In terza posizione intanto Steve Morabito, il campione svizzero, bella la sua maglia rosso crociata, e un azzurro in terza posizione. La nazionale azzurra quest'oggi era composta da Scaroni, Fabbro, Casarotto, Zambelli e Konishev, con Capecchi e Ficara, due professionisti a fare da chioccia a questi under 23, tutti in lotta per partecipare da titolari al campionato del mondo under 23. Konishev parteciperà invece alla prova a cronometro individuale. Intanto bella questa soggettiva dei rapporti di
di Fonzi, vedete 53-39 le sue due moltipliche. Bella la sua azione, molto, molto coraggioso, un plauso a questo ragazzo del 1991, quindi in piena maturità atletica. E vedete però che il gruppo inizia i lavori e la velocità, lo testimonia la coda del gruppo che è in fila, è aumentata nonostante appaiono raggruppati, sono solo apparentemente raggruppati lenti. Qui la velocità è molto elevata, infatti Fonzi, che sta pedalando probabilmente con una velocità vicina a 43-44 all'ora, mantiene un vantaggio di pochissimi secondi, 15 per il GPS, probabilmente meno guardando a occhio. Tra l'altro in questa fase potrebbe avere anche un leggero mento contrario il corridore abruzzese della Villiers. Gruppo che ancora non si è organizzato, presumibilmente nei pressi dell'ultimo chilometro, vedremo il lavoro delle squadre per portare i compagni in condizione ideale ad affrontare la penultima salita, quella che precede il traguardo. Intanto praticamente oggi abbiamo visto sempre maglie delle professional italiane all'attacco, perché ne avevamo ben tre nella fuga dei sei, poi l'attacco solitario di Masnada con Zardini che ha resistito per diversi chilometri, e successivamente Fonzi, che è stato autore di un ottimo attacco. Intanto il vincitore del Gran Premio della Montagna a punteggio di ieri, Tekele Maino, il ragazzo di colore della Dimension Data, in testa al gruppo. Un cambio molto veloce e vedete che Steve Morabito sta cercando di tenere al coperto i propri compagni. Davide Ballerini si preoccupa di non far prendere vento a Belletti, Marco Frapporti e lì Guardingo a proteggerlo. Bello il gruppo così compatto della Androni Sidernek. Intanto questi sono gli effettivi della Dimension Data, con Boassonaghe numero 41 e con Schlagder numero 47, altro corridore abbastanza titolato, forte negli arrivi in salita, ma non molto in forma. L'abbiamo visto ieri cedere un po' troppo presto in questo frangente. Tra l'altro un nome che non ho fatto in questa telecronaca è quello di Christian Sbaragli, corridore della Israel Cycling Academy, che su arrivi di questo genere ha già fatto vedere belle cose, ha ottenuto buoni piazzamenti. Corridore particolarmente tagliato per quel tipo di azione, quindi potremmo aspettarci anche da parte sua in qualche maniera uno sprint. Tanto con il gruppo che si avvicina, prende il comando delle operazioni la Delco Marcel, evidentemente Finetto si sente sicuro di sé, i suoi compagni stanno lavorando per lui, e continua l'azione in testa al gruppo da parte di De Rossi, con in seconda posizione Fernandez, praticamente da ieri pomeriggio che continua a tirare, ma comincia a fare capolino in testa al gruppo anche Sonny Corbelli, lo vedete a ruota di Gasparotto in terza fila, a ruota due compagni squadra, e mi pare di capire che Gasparotto avrà il compito di portare Corbelli agli ultimi 300 metri. Guardingo anche Diego Ulissi alle spalle di Colbrelli. Questi sono i compagni su cui può contare quest'oggi il velocista bresciano. Oltre a Gasparotto avete visto un team molto forte, ma credo che decisivo possa essere proprio l'ex campione d'Italia, il friulano Enrico Gasparotto. Situazione interlocutoria, Fonzi continua a mantenere i suoi 150-200 metri di vantaggio. Tra poco inizieranno le operazioni per portare però i velocisti al penultimo approccio della salita in testa al gruppo, quindi 15 km all'arrivo della 66esima edizione della Coppa Sabatini. Vediamo tanto testa bassa per Fonzi, sta cercando di prendere un po' di fiato, anche perché fra 3 km, 2 per la verità, inizierà la salita finale, quindi deve mantenere un po' di fiato. Vedete che intanto Colbrelli può contare su Gasparotto, che gli sta molto molto vicino. Vicino a Colbrelli anche Giovanni Visconti, altro uomo particolarmente dotato per questo arrivo, e credo che chi vorrà vincere questa corsa dovrà confrontarsi con loro. Anche Alessandro Fedeli nella fila della Delco Marseille, corridore giovanissimo che sta facendo i suoi primi passi tra i professionisti molto bene, perché già lo ricordiamo all'attacco in più di una occasione, molto bravo il corridore veronese.
Immagine dall'alto che ci mostra i metri di vantaggio di Fonzi, che sono non più di 200, e vedete il gruppo che occupa l'intera sede stradale. Sono iniziate le grandi manovre, tra poco vedremo il gruppo agitarsi in corrispondenza dell'approccio dell'ultima salita. Vedete, la velocità è molto alta, dall'alto sembrava passeggiassero, qui l'andatura vi posso garantire che è superiore a 45 all'ora. Vedete addirittura il corridore della Agidesermi, Pardomont, con la bava alla bocca, e penso sia un segnale abbastanza evidente, bava alla bocca anche per il suo compagno in seconda posizione, mi pare Vuillermoz, quindi o hanno bevuto qualcosa che lega un po' oppure sono veramente molto molto affaticati. Fuori dal coro Cosnefroy, vedete sulla destra della strada che va probabilmente a riconquistare la testa per portarsi a sinistra della strada, è l'unico che non fa parte del treno della sua squadra. Intanto Diego Rosa sta guadagnando qualche posizione con non poca fatica, vedete si porta a questo punto al comando, è in testa alla corsa, probabilmente ha perso qualche suo compagno di squadra, infatti rallenta nuovamente e va a cercare sia Moscon, che si trova in compagnia di Lawless, il numero 73. Vedete che Moscon ha alla sua ruota proprio il giovane britannico, il numero 73, più indietro invece il numero 77 di Heiter. Credo che bisognerà tenere in considerazione questo fatto, probabilmente Lawless e Moscon vorranno andare a sprintare, mi sembra evidente. Con 21 secondi di vantaggio Giuseppe Fonzi va ad iniziare la penultima scalata all'abitato di Peccioli, in piedi sui pedali, rapporto discretamente lungo, e vedete il gruppo inizia in questo momento, tornantino in pianura per loro e subito l'impennata. Vediamo se ci sarà l'accelerazione prevista. Vediamo che in testa al gruppo mi pare sia Enrico Gasparotto che fa l'andatura, ha forzato decisamente la velocità, e vediamo che Fonzi invece prosegue con grande grandissima regolarità, secondo tornante per lui. Vediamo però che la distanza si è notevolmente diminuita in virtù del fatto che in salita probabilmente la velocità è di 10-15 km inferiore, quindi a parità di secondi il distacco è molto meno, ma hanno proprio accelerato in maniera brutale alle spalle. Fonzi comunque mantiene una buona pedalata, ancora reattivo, riesce ad allungare ancora sulla bicicletta, mentre alle sue spalle c'è un allungo, ancora la Gidoser ad attaccare, vediamo di chi si tratta, però stoppato benissimo da Gasparotto subito, sembrerebbe ancora Matteo Montaguti che ci prova quando mancano praticamente 500 metri al passaggio, un Gasparotto però che si francobolla sulle ruote di tutti quelli che ci provano. Vediamo che nelle prime 10 posizioni lunga fila indiana, e Gasparotto veramente in gamba, non è Montaguti il corridore della Gidoser, ma Gasparotto non vuol sapere di nulla, lui non molla la seconda posizione, rimane qui incollato. Fonzi purtroppo di questi scatti ne fa le spese, viene raggiunto, vedete che c'è qualche buco, Marco Fraporti ha preso un buco ma si preoccupa di recuperare con andatura regolare, ha infatti Belletti alla sua ruota, e siamo praticamente agli ultimi 150 metri con il gruppo che prosegue compatto. Vediamo se ci sarà qualche frazionamento, 12 km all'arrivo sono pochi, tra meno di mezz'ora vedremo chi si andrà ad aggiudicare questa prova, e vediamo proprio due sono gli uomini della Gidoser, e sono Barteca in terza posizione e Cosnefroy in testa, che sta facendo un lavoro veramente molto molto violento, e vediamo, sfida il gruppo, non ci sono buchi almeno per adesso a centro gruppo, gruppo che sta continuando a procedere per bene, in leggera difficoltà forse il campione francese che è nelle ultime posizioni del gruppo Roy, quindi Bardet lanciato dai compagni che prova ad andarsene, tenta un allungo Romain Bardet quando mancano poche centinaia di metri allo scollinamento, ci prova, poi rilancerà sicuramente in discesa, alle sue spalle Maurice cerca di stoppare, ha già iniziato il tratto in discesa Romain Bardet, dove qui potrà far valere le sue doti notevoli
di discesista. Naturalmente non è una discesa molto tecnica, però gli permetterà di prendere fiato e di guadagnare qualche metro. Vedremo cosa succederà alle sue spalle. Si volta e controlla quando siamo a 11 km dal traguardo finale della 66esima edizione del Gran Premio in Città di Peccio di Coppa Sabatini. Qui vediamo proprio il momento dove, subito dopo il traguardo, sfruttando il lavoro di Cosnefroid, parte Bardet. Gasparotto non ci prova nemmeno, prosegue regolare e infatti con regolarità si porta sul gruppo con Henao. Mi è parso Henao che va a francobollare Gasparotto, e vedete che Gasparotto con Maurice e Henao stanno per portarsi sul fuggitivo. Quindi Bardet, che ha provocato questo strappo violentissimo, e Gasparotto sta cercando di andare a ricongiungere, lo fa in questo momento. Quindi quattro uomini al comando sono Bardet, Gasparotto, Henao e Maurice. Hanno un vantaggio di diversi decine di metri nei confronti del gruppo. Vediamo se Gasparotto collaborerà, probabilmente lo farà per permettere a Visconti e agli altri suoi compagni di non lavorare e portare così col braglio lo sprint. E Nao naturalmente ha interesse a collaborare, non hanno garanzie in caso di arrivo in volata. In gruppo vedremo chi deciderà di collaborare. Intanto Maurice, anche lui, dà il suo contributo. Sembra che Henao magari abbia già tirato abbastanza, perché si è riportato in coda. Visconti ha sostituito Gasparotto in testa al gruppetto, si è portato nell'ultimo tratto in testa alla corsa. Bravo comunque Gasparotto, che fino agli ultimi 300 metri ha mantenuto compatto il gruppo e in testa al plotone. Vedete gli uomini di Edward Boissonhagen andare a cercare di recuperare, però sono stoppati da i corridori del Team Sky, con Diego Rosa in terza posizione e con Donovan in seconda. Vedete che stanno cercando di guadagnare qualche posizione, quindi condizione ideale per il team Bahrain, perché Maurice Visconti, Bardet, Gomez e Henao hanno qualche secondo di vantaggio. Però a questo punto ci sono tre delle squadre più importanti che non collaboreranno. Infatti non sta a dormire la Dimension Data, subito sta cercando di chiudere il buco, perché questi 100 metri possono diventare moltissimi. Basta un piccolo rallentamento e quando si viaggia a 45 all'ora, e questi non sono corridori stanchi, questi sono corridori freschi e in quattro, e si possono dividere la fatica in testa al gruppo. Quindi un attacco sicuramente da non trascurare. Bardet ci ha provato, abbiamo modo. Visconti dal cambio, ma ha diminuito decisamente la velocità, se avete notato, non perché non ce la faccia, ma perché lui non ha interesse a portare via la fuga. Lui è un corridore velocissimo su quale può contare, che è Colbrelli, e in caso invece di arrivo a 4 avrebbe potuto arrivare più fresco. La vedo dura comunque, perché il gruppo ha veramente preso sul serio questa azione. Infatti vedete che Visconti si disinteressa della fuga, va a cercare il suo capitano, che mi sembra in quinta, sesta posizione, lo vede passare in questo momento alle spalle di Colbrelli. Abbiamo visto il blocco della Androni ancora molto compatto, mentre Colbrelli ha perso diversi compagni di squadra in questo frangente. Schlachter va in testa a fare l'andatura, mi pare evidente che voglia fare la volata a Boissonhagen. Tenetelo d'occhio allora, il numero 41 è un corridore che su arrivi di questo genere fino a poco tempo fa lo avremmo dato come favoritissimo, come minimo alla pari di Colbrelli. Vediamo cosa sarà capace di fare oggi, mentre il blocco Sky ha conquistato la testa. Vedremo se per la volata di Moscone oppure quella di Lawless. Intanto Mori, esperto Mori, va a portare avanti Diego Ulissi, lo porta nelle primissime posizioni, avanza anche Mauro Finetto. Con Sonny prende un po' troppo vento per i miei gusti, quindi momento di difficoltà per il giovane velocista della Emirates, che probabilmente potrebbe dare una mano ad Ulissi, ma ha forse preso un po' troppo vento. Intanto vediamo che gli uomini della Androni stanno cercando solo di aspettare il momento per entrare in azione. Sono tutti pronti, molto bravi, tutti arroccati attorno a Belletti, con una moto come Ballerini che li porterà facilmente in testa al gruppo. Credo non ci siano dubbi da questo punto di vista. E vedete Manuel Belletti, che con il numero 92 se ne può stare tranquillamente in gruppo. Ma vedete che le azioni qui, i movimenti sono molteplici. Vediamo anche
gli uomini di Finetto che lo stanno portando bene davanti, e vediamo che Cristian Sbaragli sarà della partita. Cristian Sbaragli si è buttato nella volata, così come Tizza, vedete, con numero 116. È un momento in cui si può capire anche chi ha seriamente intenzione di andare a sprintare, e vediamo qui che Ulissi, scortato dal Fido Mori, sta mantenendo le prime posizioni. Anche Moscon lo sta facendo con apparente facilità. Vedete che l'andatura è veramente forsennata. Ancora il bravissimo Fernandez a comandare le operazioni per la Delco Marseille, la squadra di Finetto, e quando mancano meno di 7 km all'arrivo, il gruppo in leggera fila indiana nelle posizioni di immediato rincalzo, abbiamo visto Colbrelli e Belletti. Più avanti invece Bossenhagen, che il nostro operatore va sappiamente a cogliere, vedete, sembra essere molto molto più convinto di quanto non abbiamo visto i giorni scorsi, quindi un avversario in più col quale bisognerà fare i conti quest'oggi. Un momento importante questo, vediamo se riusciamo a vedere la maglia di Finetto, il numero 135, il suo è con i suoi compagni, è molto ben attornato, mentre ha perso qualche posizione di troppo, forse sono i Colbrelli. L'andatura è molto molto alta, gli uomini del Delco Marseille stanno facendo una grande andatura, mancano ancora 3 km e mezzo, 4 all'imbocco della salita, quindi c'è il tempo per recuperare, ma vedete che il trenino dell'Androni è molto ben piazzato. Anche Francesco Gavazzi è lì nelle prime posizioni, in condizione di poter fare o la sua volata oppure, perché no, aiutare Belletti. Lo deciderà probabilmente la strada, e vedete che però manca all'appello Colbrelli, che è in decima quindicesima posizione, ma non ha compagni a fianco in questo momento, è sulla sinistra del teleschermo, ogni tanto fa capolino col suo casco bicolore, lo vedete, è l'ultima maglia rossa del team Bahrain che scompare adesso dal teleschermo, ha guadagnato qualche posizione. In prima posizione è Frapporti, alle sue spalle Belletti, poi con Francesco Gavazzi e Ballerini, blocco molto solido per l'Androni, possono entrare in azione da un momento all'altro. Molto ben piazzato anche Cristian Sbaragli subito davanti a Frapporti, vedete che il gruppo si mette in fila indiana. Bossenhagen è piazzato molto molto bene in terza posizione, lo vedete, con alle sue spalle però il corridore della Emirates Mori, che probabilmente sta lavorando per Ulissi. Visconti non ci vede chiaro, va in testa, vuole portare avanti probabilmente Colbrelli, che ha guadagnato qualche posizione, mentre alla destra di Colbrelli sale il trenino del Team Sky con due comprimari, però non si trattava né di Lawless né di Moscone, erano corridori deputati a mantenere alta la velocità. Forse Leonardo Basso andrà poi a sprintare con maggior convinzione. Non dimentichiamoci però che nella squadra di Diego Ulissi, la Emirates, nelle file ci sono anche Simone Consonni, corridore che può in caso di arrivo in volata fare vedere di che cosa è capace, quindi tutto è possibile in questo finale. Vediamo intanto un replay, si sono toccati, Sbaragli non fa una piega e dice: Sbaragli, io sono qui a ruota, me ne sto tanto bene a ruota di Sutherland, che è 1,90 m, quindi cosa ci posso fare, non mi tolgo di qua di sicuro. Intanto Morabito e Roy con le maglie di campione nazionale svizzero e francese nelle posizioni di rincalzo, vediamo che in testa comunque si sgomita, e si sgomita anche forte, forse un po' troppo avanti Bossenhagen. Intanto va a erba il numero 183, che è Bouven, altro corridore della Cycling Academy, molto veloce, ma ha perso probabilmente qualche posizione di troppo con questo fuoristrada, e vedete vento laterale, Bossenhagen in seconda posizione, probabilmente molto molto avanti, ma forse ha deciso di non rischiare, mentre vediamo che Sutherland è nelle prime posizioni, probabilmente vuole compiere una progressione per portare fuori i suoi uomini veloci, quindi
vediamo che il trenino è un po' disunito da parte del Team Sky. Vedete che Moscone è a ruota al fido Leonardo Basso. Diego Rozzo si porta in testa a rialzare l'andatura, probabilmente gli stanno segnalando qualcosa dalle posizioni di rincalzo, probabilmente gli hanno detto o di continuare o cosa deve fare. Mi pare di capire che deve spingere a tutta di qui all'inizio della salita. Boasson-Hagen rimane in terza posizione, molto attrezzati i ragazzi delle Androni che rimangono compatti. Sembra aver perso qualche metro Colbrelli perché non ha la ruota di Giovanni Visconti, ma vedete molto abile, adesso è a ruota di Pasqualon, va a conquistare un po' di spazio approfittando di Fedeli che per guadagnare le prime posizioni riporta involontariamente Colbrelli in testa al gruppo. A fianco di Visconti c'è Diego Ulissi, momento veramente molto molto di tensione. Mori controlla che ci sia Ulissi subito dietro di lui, è infatti controllato e verificato che Ulissi c'era, va ad aumentare la velocità. Poi abbiamo tre uomini del Team Sky con il corridore veloce della compagine, cioè Lawless, che non è però nei primissimi tre. Vedete che in testa al gruppo Mori ha decisamente aumentato l'andatura, Colbrelli in posizione perfetta con Visconti a proteggergli la ruota. Avete visto come protegga con le unghie e con i denti la ruota di Colbrelli, vedete cerca di difendere in tutte le maniere quella posizione. Christian Sbaragli sulla sinistra va a guadagnare in solitaria qualche posizione, però ha preso molto vento in faccia. Christian pagherà senz'altro questa azione, è senz'altro un'azione che pagherà. Colbrelli alla ruota di Gianni Moscone, Sbaragli va a lottare in qualche maniera con Colbrelli per la ruota di Moscone, si deve spostare Sbaragli, troppa fatica per lui, forse la volata tenterà Bovin, il suo compagno di squadra. Intanto Boasson-Hagen sempre nelle prime posizioni, Visconti ha fatto un cenno a Colbrelli che rimane comunque molto molto ben piazzato. Ormai siamo alle viste dell'ultimo tornantino, vediamo i corridori che lo affrontano in questo momento, ultimi mille metri della Coppa Sabatini. I comprimari si spostano, spazio ai capitani e in testa abbiamo Edward Boasson-Hagen. Difficile sprintare in quella condizione, mentre un uomo della Bardiani va all'attacco. Un attacco quando mancano praticamente 900 metri al traguardo, ma il gruppo lascia fare, si preoccupa di condurre. Si preoccupa di condurre il team Androni, non si preoccupano del fuggitivo, guardano al loro interesse, non guardano a questo tentativo, sanno che quando partirà la volata la velocità aumenterà in maniera esponenziale. Molto ben messo Colbrelli che si trova a ruota del suo compagno di squadra. Con vediamo un momento interlocutorio, vediamo che Albanese ha ancora qualche disdetta, gli è partito l'anteriore, si è distratto quando si è girato, rivedremo il replay, gli è partito l'anteriore, veramente sfortunato. Probabilmente è partita la volata con Visconti da una parte e vediamo che dall'altra Lobato ha anticipato i tempi con questo lungo sprint, ha guadagnato 30 metri su Visconti che però ruota. Sonny Colbrelli, ultimo sforzo per il corridore della Bahrain Merida, parte lunghissimo Colbrelli con Boasson-Hagen nella sua ruota, con Lobato che a 150 metri ha qualche metro di vantaggio, vediamo se la progressione sarà sufficiente per andare a recuperare. Buono il vantaggio di Lobato, sta per essere travolto, 50 metri all'arrivo, Lobato in testa, va ad alzare le braccia, secondo Colbrelli e terzo Gianni Moscone. Grande colpo di mano di Lobato, lo avevamo anticipato che poteva essere l'uomo dal colpo di mano, qualche anno fa era uno specialista di questi arrivi, è stato veramente bravo, ha scelto il tempo giusto, ha approfittato probabilmente anche del fatto che si erano un po' disorientati i corridori in gruppo dopo la scivolata di Vincenzo Albanese. Un
attimo di indecisione, è partito secco Lobato ma ha proseguito. Intanto vedete, Albanese si volta, perde la concentrazione, gli parte, gli scivola la ruota. Era quasi ripreso comunque, però un peccato perché un ottimo piazzamento lo poteva comunque ottenere. In telecronaca avevamo parlato del momento d'oro del Vini Fantini, sta ottenendo buoni risultati un po' dappertutto dove corre, in tutto il mondo, e di Canola e di Lobato avevamo detto, parlando dei probabili favoriti, avevo annunciato che Lobato è uno specialista di questi arrivi, anche se la carta d'identità lo penalizzava abbastanza. È riuscito a partire al momento giusto, ha guadagnato una trentina di metri, i compagni di Colbrelli non sono riusciti a portarlo sotto e forse un Colbrelli non super, non con la gamba dei giorni migliori, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Rivedremo lo sprint nella fase finale, senz'altro in più modi, da più vedute, e qui le fasi finali, qui ormai era fatta con Colbrelli con a ruota Moscon, con Canola a fare da stopper, con Gavazzi comunque piazzato, e un Colbrelli che probabilmente non è al 110%. Gli sono mancate, vedete, proprio gli ultimi 20 metri. Lobato zittisce tutti quanti e va a conquistare questa vittoria. Sarebbe interessante vedere il momento in cui Lobato è partito, sarebbe un replay molto molto interessante. Vedete il photo finish, c'è luce tra la sua bicicletta e quella di Colbrelli e di Moscon, grande vittoria per lui. E un volatone che è stato evitato da Lobato con grande astuzia, è partito nel momento giusto. Qui le immagini dall'alto sul testa del gruppo, vedete, bellissima l'immagine, anche se triste, del gruppo che supera Albanese. Vedete, dalla decima posizione parte come una fucilata Lobato. Probabilmente Visconti non riesce ad andargli a ruota, perde qualche metro di troppo. Colbrelli non può partire naturalmente in questa fase, Moscon vorrebbe partire ma anche per lui è troppo presto, e Lobato guadagna altri metri. Vedete, i metri diventano da 10, 20, 30, a questo punto a 250 metri Colbrelli deve per forza partire lunghissimo, Moscon gli rimane a ruota, perde addirittura qualche metro mentre Colbrelli sviluppa la sua massima potenza. Vedete, non è mai in pericolo di essere superato Colbrelli, ma capisce qui che non c'è niente da fare, il traguardo è troppo vicino. In terza posizione Gianni Moscon, in quarta sembrerebbe che Vuillermo abbia contenuto il ritorno di Canola, tra poco avremo l'ordine d'arrivo ufficiale. Un arrivo veramente imperioso quello di Lobato, ha scelto il tempo, direi vittoria di gambe, ma anche tanto tantissimo di esperienza, è stato veramente molto in gamba, una volata che gli ha permesso di andare a conquistare questa corsa. Era già sicuro vincitore quando mancavano 50 metri dal traguardo, non ne aveva più, era piantato, ma ha fatto i calcoli, è un uomo di esperienza, aveva capito benissimo che nessuno lo poteva più riprendere, quindi un arrivo veramente regale per Lobato, che conquista così questa bellissima vittoria. Un po' di amarezza per Colbrelli, che continua ad inanellare secondi posti più o meno preziosi, e un'altra conferma viene da Gianni Moscon, che si è comunque classificato. Andiamo del 2018, a sentire l'intervista Lobato. Grazie. Sì, questo anno è un anno difficile per me, troppo casino, ma questa vittoria è più bella, più importante per me, per mia mentalità, per l'anno prossimo. È caduto Albanese e tu sei scattato, perfetta la scelta di tempo, complimenti. Sì, ma ho visto 400 metri d'arrivo, ha caduto, ma per fortuna è andato per destra e è vinto. Voi della Nippo Vini Fantini Europa Ovini avete svolto un grande lavoro. Sì, penso che ultima
gara a qua ieri per noi è più importante e stiamo facendo un buon lavoro. Complimenti ancora. Grazie. Bravo Lobato, anche se un po' polemico, qualcosa non è andato come lui avrebbe voluto probabilmente, però diciamo che ha ottenuto un ottimo risultato quest'oggi. L'ordine d'arrivo ufficioso vede quindi in prima posizione Lobato, il corridore spagnolo della Nippo Vini Fantini, che supera Sonny Colbrelli della Bahrain Merida. In terza posizione Gianni Moscon del Team Sky, quarta piazza al photo finish tra Marco Canola, il compagno del vincitore, ed il francese Vuillermeau della Gé-d'Auxerre, con nei piazzamento nei primi dieci anche per Francesco Gavassi e per Jérôme Simon della Cofidis, quindi un arrivo molto molto serrato, a parte il primo che ha vinto direi nettamente, poi alle sue spalle diciamo in 30 metri c'erano praticamente 20 corridori, volata molto molto serrata e oserei dire vinta di esperienza più che di forza praticamente. Che è già pronto il secondo e il primo. Intanto vediamo se arriva l'ordine d'arrivo ufficiale, adesso ufficiosamente, tanto qui il replay d'arrivo, vi possiamo dire allora che Lobato ha preceduto senz'altro Colbrelli e Moscone. In quarta posizione ufficiosamente viene dato Marco Canola davanti a Vuillermeau, proseguono nell'ordine d'arrivo Francesco Gavassi, buon piazzato anche oggi, Jérôme Simon il francese, poi Smith il corridore della Wanty Group Gobert, e gli ultimi piazzamenti sono appannaggio di Cosnefroy, il numero 33 della Gé-d'Auxerre La Mondiale, e del numero 141 Warren Barghi, corridore della Fortuneo. Intanto dopo il podio Gianni Moscone riceverà la maglia bianco-oro. Intanto la challenge della due giorni, il Memorial Alfredo Martini, è naturalmente conquistato da Gianni Moscon, primo ieri, terzo oggi, quindi un premio che va al di là di tutto per il simbolo che rappresenta il nome di Alfredo Martini per tutti coloro che lo hanno conosciuto e per chi ha seguito il suo lavoro negli anni. Una persona che ho avuto il piacere immenso di conoscere, veramente una grande persona e un patrimonio del ciclismo italiano che va ricordato, perché Alfredo può essere utile al nostro movimento anche quando non c'è più, semplicemente ricordandolo. Intanto Carletto Sgro, l'operatore, si porta sul traguardo per farci vedere da vicino le premiazioni, un volto conosciuto da tutti gli appassionati di ciclismo non solo toscani ma di tutta Italia, quello di Carlo, così come il volto di Federica Alfonsini, la Miss che premierà il vincitore. Tutto è pronto, Alessandro Brambilla, lo speaker, sta chiamando i premiati, anche perché questi frangenti dovrebbero essere per motivi televisivi molto serrati, invece troppe volte si perde un po' di tempo, ma approfittiamo per andare a vedere gli highlights di partenza. Questi sono i corridori prima del via con le firme al foglio di via, con Romain Bardet, con Montaguti, con 146 corridori che prendono via questa mattina dopo le 11 per affrontare i 200 km della 66esima edizione della Coppa Sabatini. Da subito se ne vanno in 6: Masnada per Landroni, Schoenberger e Zardini per la Villiers-Salle Italia, Cercaso per la Gazprom e Morin per la Cofidis. Questi 6 uomini hanno un vantaggio massimo di 6 minuti, nel finale però la fatica inizia a pesare, rimangono da prima in 3, Edouard Grosu, lo avevo dimenticato, tra i 6 fuggitivi, rimangono da prima in 3 con Zardini, Cherkasov e Masnada. A questo punto anche Zardini e Cherkasov sono in difficoltà, Masnada percorre una trentina di chilometri in solitaria, alle sue spalle grande ripresa del gruppo, Zardini viene ripreso,
Masnada comunque riesce a resistere per diversi chilometri. Una azione importante quella di Masnada, perché poi permetterà ai suoi compagni di rimanersene tranquilli. Nel finale poi un contropiede anche di Fonzi, corridore della Villiers Triestina Selitalia, quindi squadra che si è messa molto in luce quest'oggi, ma nell'ultima tornata al suono della campana Romain Bardet ci prova, tenta di andarsene, Gasparotto non riesce a colmare il vuoto, guadagna qualche metro allo scollinamento, ma Henao, Visconti e Moris si portano su Bardet, ma naturalmente non c'è grande convinzione, perché Visconti non ha interesse ad andare all'attacco con un corridore veloce che dà garanzie come Colbrelli. Poi una grande lotta negli ultimi 2-3 km di pianura prima di iniziare lo strappo finale. Vedete qui che Vincenzo Albanese prende Boissonaghen un po' di contropiede col lungo rapporto, mantiene alta la velocità, cerca di guadagnare un po' di metri, lo farà, approfitta di una certa indecisione, ma qui il suo errore, si volta, cambia i pesi sulla bicicletta e non rimane più centrale quanto basta e scivola via mentre il gruppo sta sopraggiungendo. A destra, nascosto agli alberi, 4-4, Lobato scatta, guadagna qualche metro e sul rettilineo finale va a guadagnare 30 metri, inutile il lungo volatone di Colbrelli che gli vale solo la seconda piazza con Moscona Ruota, terza posizione per lui, per Colbrelli l'ennesimo secondo posto stagionale, per Moscon un terzo che gli vale la conquista della Challenge Alfredo Martini, la somma dei piazzamenti delle due gare, Giro di Toscana e Coppa Sabatini, primo ieri, terzo oggi, a Gianni va la maglia e la Challenge di leader. Intanto Lobato conquista con una piccola vena polemica, vuole zittire tutti qui sul traguardo, vince con pochi metri su Colbrelli e va ad una media di 41.700 a vincere questa Coppa Sabatini, media molto molto elevata. Inno nazionale per Lobato. Solito sguardo quando è battuto di Sonny Colbrelli, incazzosissimo, molto serio. Crediamo che però oggi questo sia il dato che ha lasciato la corsa. Sonny era probabilmente il più forte, anche se non l'ho visto al 100%, forse al 90%. Probabilmente ha avuto un attimo di indecisione, ma non poteva far diversamente. Il suo compagno forse avrebbe dovuto perdere qualche metro in meno, Visconti, da Lobato. Quando è partita la sua volata, purtroppo lo spagnolo aveva guadagnato già troppi metri, ma li ha mantenuti alla grande. Alle spalle di Colbrelli non c'è stato nulla da fare. Moscone era la sua ruota, alla sua ruota è rimasto, quindi per i piazzamenti Canola, Vuillermo, Gavazzi, Simon, Smith, Barghi hanno dovuto accontentarsi dei piazzamenti, quindi direi tutto sommato un ordine d'arrivo giusto, direi. Qui intanto la vestizione a Gianni Moscon, va la maglia del Memorial Alfredo Martini, primo ieri, terzo oggi, grande risultato per Gianni Moscon, l'aveva già vestita ieri questa maglia all'arrivo, ma chiaramente essendo la prima prova e l'ha vinta, fa vestire questa maglia e credo di poter dire con poco margine di errore che abbiamo trovato un capitano per il campionato del mondo, uno splendido piano B nel caso in cui Vincenzo Nibali non sia al 100%. Quindi direi che Davide Cassani, anche se penso che di qui al 30 dormirà poche ore per notte, qualche sonnellino più tranquillo lo può fare. Bravo, Moscon ritrovato, ha immediatamente ritrovato il ritmo gara, non ha avuto bisogno di fare nient'altro che gareggiare un po'. Naturalmente il parterre di oggi non è quello del 30 settembre. Intanto primo piano di Colbrelli che si è un po' sciolto, un po' meno incazzoso di prima. Chiaramente
è meglio arrivare terzo in questi frangenti, molto meglio che il secondo posto, che lascia sempre un po' di amaro in bocca. Qui il ricordo di Alfredo Martini, un lungo applauso da parte di tutto il pubblico, veramente meritato. Un bel podio comunque, questo l'ordine d'arrivo finalmente ufficiale, con Juan José Lobato che precede Colbrelli, Moscon, Canola, Vuillermo, poi Gavazzi, Simon, Smith, Cosnefroa, Barguil in decima posizione. Bene, da Gianluca Giardini per Peccioli è tutto, l'appuntamento sabato al Memorial Pantani e domenica al Trofeo Matteotti a Pescara. Da Gianluca Giardini a Peccioli un saluto e un ringraziamento.